Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi parliamo del fatto che il nostro Dio è un Dio vivente e vero, e in quanto tale Dio parla. Vogliamo subito leggere Osea 1:1. Prestate attenzione. La parola dell'Eterno che fu rivolta a Osea, figlio di Beeri, ai giorni di Uzia, di Gioata, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda, ai giorni di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. Benissimo. Dio ha parlato, ha rivolto la sua parola come scritto e lo ha fatto più e più volte nel corso della storia. E ha rivelato la sua parola ai santi profeti, i suoi portavoci, portavoce, per portare la sua parola poi a tutto il popolo e ha ordinato loro di mettere le cose per iscritto affinché anche chi sarebbe venuto dopo avrebbe potuto conoscerlo, conoscere lui, conoscere la sua volontà. E tra questi che sarebbero venuti dopo ci siamo anche noi. Una cosa deve essere chiara: non si può conoscere Dio senza Dio, perché è lui la fonte della conoscenza di se stesso. E quindi è la parola, è la sacra Bibbia, è l'unica che ti può dare delle informazioni utili, giuste, veritiere e fedeli su Dio e sulla sua volontà, su come lui e su quello che lui vuole, perché è lui che ha comandato di far scrivere quelle cose. È la parola di Dio vivente, tu puoi trovare la parola di Dio, Dio che parla, perché lui ha parlato e ha ordinato che queste cose fossero messe per iscritto affinché anche tu possa conoscere veramente la meraviglia di Dio, che è stata invece distorta la sua immagine, distorta l'immagine anche dei credenti. Hanno dato un'idea di un Dio bigotto, di un Dio lontano, di un Dio che è solo per pochi, il Dio che è lui, che si è manifestato come lui si è manifestato. È un Dio meraviglioso e tu lo puoi trovare solo nella sua santa parola, nella sua sacra parola, perché lui ha creato tutto e lui ha dato le istruzioni affinché tutto funzioni bene in relazione alla vita che ti ha donato. Quindi affinché tutto vada bene, affinché la tua vita funzioni bene, è necessario che tu segua le istruzioni che sono scritte nella sua sacra parola. Perché è lui che ha creato e lui dà le istruzioni. Come tutte le cose, qualsiasi casa produttrice che faccia qualsiasi cosa, tu la compri e trovi il libretto di istruzioni. E quindi tu fai funzionare bene quella cosa che hai comprato, seguendo il libretto di istruzioni di chi l'ha creata. Siccome Dio ha creato tutto il mondo, ha creato mente, lui sa come funzioni bene. E se tu non usi la Bibbia come libro di istruzioni nella vita, è come se tu volessi, e sarebbe come vivere utilizzando il libretto di istruzioni per un triciclo, e applicarlo al montaggio del motore di un aereo. Tu lo faresti, tu applicheresti le istruzioni per montare un triciclo al montaggio del motore di un aereo? Penso proprio di no. E anche se tu lo facessi, l'aereo non decollerebbe. Ed è proprio così con la vita. Se tu nella vita applichi le istruzioni elementari che ti possono dare gli uomini, perché le istruzioni che l'essere umano, anche il più saggio, ti può dare, è infantile ed elementare, come il montaggio di un triciclo al cospetto delle istruzioni che ti può dare Dio. Quindi se tu vivi nella vita così, non hai fatto una scelta che ti porterà bene, mentre se usi le istruzioni che Dio ti ha dato, tu potrai volare su quell'aereo e sull'aereo dall'alto si vedono molte più cose rispetto che dal basso. E le cose hanno anche una prospettiva molto diversa, vero? Chiunque ha preso un aereo può confermare questo. Allora, solo Dio può darci delle informazioni utili,
può darci delle informazioni affidabili. Ed è proprio quello che lui fa attraverso la sua rivelazione ai profeti, in questo caso di Osea. Osea iniziò il suo ministero in un periodo di prosperità economica e sociale, lui faceva parte del regno del nord, quindi del regno di Israele, in un periodo che precedette la caduta di Israele per mano degli Assiri. Siamo nel 700, cioè la caduta di Erra nel 722 a.C., quindi un pochettino prima siamo. Si ritrovava sotto il regno di Geroboamo II, che era il re di Israele in quel momento. E quindi, dicevo, questo è un periodo che viene chiamato anche il periodo dell'oro, cioè un periodo di prosperità, diciamo, materiale, sociale, però era caratterizzato da un degrado morale. C'erano ingiustizie, c'era una classe che aveva molto denaro e altra classe molto povera, il più forte abusava sul più debole, c'erano insomma queste ingiustizie, c'erano delle condizioni morali e spirituali degradanti, bassissime, praticamente sembrano dei giornali di ieri. Ci possiamo molto identificare nella società in cui ha vissuto Osea. In più le condizioni religiose non erano delle migliori, c'era molta idolatria e anche in questo ci possiamo identificare, e in più pensate, in quel momento Israele si era spiritualmente prostituito al dio Baal e offrivano anche dei riti per la fertilità e che contemplavano il fatto che i servi, quei servitori del tempio, attuavano anche degli atti sessuali, sia uomini che donne, per offrire a questo falso dio Baal questo rito della fertilità. Quindi immaginate che degrado, sia sociale che morale, che spirituale, religioso, c'era in quel periodo. In tutta questa confusione, in tutto questo degrado, Dio rivolse la sua parola ad Osea, scelse Osea. Quindi ciò che viene riportato subito qui, questo è l'inizio del libro di Osea, la prima cosa che salta agli occhi è che c'è scritto la parola del Signore rivolta ad Osea. La parola del Signore, quindi inizia così, come a dire ciò che seguirà, ciò che è contenuto in questo libro è la parola del Signore. Infatti il fatto che la parola sia rivolta ad Osea già ci sta parlando del fatto che non è frutto delle considerazioni di Osea questo libro, ma è la parola del Signore che è stata rivolta ad Osea. Quindi prende la massima autorità ed è importante che ognuno presti attenzione, perché ha l'autorità di essere la parola di Dio. Infatti chi, come Israele, non diede ascolto alla parola del Signore, infatti poi si trovò male perché fu invaso dagli Assiri. E questo non deve essere ignorato, la parola di Dio non deve essere ignorata. Quando noi leggiamo qui la parola, nell'originale Deva, indica una comunicazione, indica un messaggio, una rivelazione. Qui dice del Signore, quindi è una rivelazione di origine divina, è un oracolo profetico e quindi la sua autorità è massima. Questo vale per tutta la scrittura, la sua autorità è massima per la tua vita, deve prendere tutta la tua attenzione. Infatti questo vale anche per il Nuovo Testamento, perché ovviamente ora stiamo parlando del Vecchio Testamento, il Vecchio Patto che era per Israele, ma perché è importante che noi sappiamo queste cose? Perché vale, tutto questo continua, come abbiamo cantato, Dio non cambi mai, nei secoli non cambi mai, abbiamo appena cantato. Ed è proprio così, nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, con le genti, facciamo parte anche noi, è scritto, vogliamo leggere 2 Pietro 1,21, ascolta cosa è scritto.
Nessuna profezia, infatti, è mai proceduta dalla volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato, perché spinti dallo Spirito Santo. Quindi, nessuno può dire, ma è la parola dell'uomo, ma è la parola... Dio ha usato i suoi santi profeti per rivelare la sua volontà e dice che nessuna, puoi ripetere, scusa, poi ci serve di nuovo quel versetto. Nessuna profezia infatti è mai proceduta dalla volontà dell'uomo. E Osea infatti appena inizia a scrivere dice questa è la parola del Signore rivolta ad Osea. Cioè specifichiamo. Quindi vale anche per tutta la scrittura. E il versetto precedente di 2 Pietro 1,21, cioè il 20, cosa dice? Lo vogliamo subito far leggere? Sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Oh, nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Quindi nessuno dica ma quel versetto, quella o la Bibbia intera, uno la interpreta in un modo, uno è nell'altra e non si sa che cosa è la verità. No, questo è l'inganno dell'avversario, è l'inganno di Satana ed è l'inganno sotto il quale vuole stare chi vuole nascondersi da Dio. Perché vuole vivere nelle tenebre del peccato e deve dire qualcosa e scivola sugli specchi. Perché nessuna profezia allora dice che tutte le profezie derivano da Dio e nessuna deriva dall'uomo, ma tutte da Dio. E poi dice che nessuna profezia è soggetta a particolare interpretazione, perché la giusta interpretazione è quella che la Bibbia dà di se stessa, perché è quella che Dio dà di se stessa. E nessuno lo dovrebbe modificare, perché ci sono alcuni versetti che vengono ben compresi grazie a tutto il contesto della Bibbia. C'è sempre un altro punto che lo chiarisce, o altri punti che chiariscono dei versetti che, se invece estrapolati dal contesto, possono dare diverse interpretazioni, ma uno non lo dovrebbe fare mai. Perché un versetto estrapolato dal contesto è un pretesto per dire ognuno ciò che vuole, come contro le donne, come il velo, come la decima e come le false dottrine che i falsi profeti dicono. Come è scritto nella Bibbia, che esistono i falsi profeti. Alla luce di tutta la scrittura, che significa alla luce di tutta la parola del Signore, la parola di Dio, che è l'unica che conta, perché è l'unico che sa la cosa giusta, allora si arriva alla giusta interpretazione. E che nessuno, come dice Pietro, si metta a dare varie interpretazioni. Quindi, molto importante anche per te, se vuoi seguire la parola del Signore, la devi amare. In tutto il contesto, di tutto quello che lui ha detto. Ora, infatti dice la parola del Signore. Signore qui, nell'originale, troviamo quel nome che Dio ha dato a Mosè quando lui si doveva rivelare al popolo di Israele, per poi liberarlo. È quella che possiamo pronunciare come Yahweh, è quel tetragramma che significa l'Eterno Signore che era, che è e che sempre sarà. Quindi dà il nome che lui dà per il patto con il suo popolo. E questo è molto significativo, come dire io, quel Dio che ti ho liberato, il Dio creatore, questa è la parola che segue nel libro della profezia. La parola di Dio, del Dio del patto, del Dio onnipotente. È molto significativo questo. Gli israeliti, però, come ho accennato, sperimenteranno poi il giudizio di Dio, perché Dio è giusto e buono e misericordioso, ma appunto è giusto, e quindi loro hanno trasgredito il patto e ne pagheranno le conseguenze, come anche tutte le genti del nuovo patto, cioè del Nuovo Testamento, cioè noi, insieme con tutti gli altri,
del mondo, diciamo, che non sia Israele, tutti gli altri, lo stesso sperimenteremo il giudizio di Dio se siamo trasgressori del nuovo patto. Ora, dice, la parola del Signore rivolta ad Osea, figlio di Beeri. Ora, la parola del Signore rivolta ad Osea, Osea era uno dei profeti minori del Vecchio Testamento. Minori non perché era meno importante, ma perché ha scritto un libro più corto, più piccolo, rispetto a Isaia, Samuele, Daniele, Geremia. Ha scritto dei libri più piccoli, come ci sono altri profeti che hanno scritto dei libri piccoli. Ok. E quindi poi, che cosa è successo dopo? Abbiamo detto che l'antico patto era per Israele e il nuovo patto per noi. Quindi cosa succede nel nuovo patto? Succede che Dio ha parlato tante volte per mezzo dei profeti fino ad arrivare al culmine massimo di quello che della sua rivelazione è sceso qui in terra. Gesù è venuto ed è venuto poco più di 2000 anni fa e ha dato la rivelazione massima e ha istituito gli apostoli, che hanno istituito dei profeti, che degli pastori e dottori che devono continuare a trasmettere la sua parola. Questo quindi Dio ha continuato a farlo fino ad arrivare a noi. Vogliamo leggere Ebrei 1:1-2. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Bellissimo. Anticamente, più volte, e poi in questi ultimi giorni ha parlato per noi per mezzo del Figlio. E ora noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio. Perché l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, sai cosa significa? Significa rivelazione finale. Dio ha rivelato tutto quello che voleva rivelarci e ha chiuso e ha sigillato la Sacra Bibbia con la rivelazione finale. Dove c'è scritto, nel quart'ultimo e terz'ultimo versetto dell'ultimo capitolo di quest'ultimo libro, della rivelazione finale, quindi della fine delle Sacre Scritture, dice che nessuno può aggiungere, nessuno può togliere alla rivelazione del libro. Nessuno può avere l'autorità di togliere o di mettere alla parola di Dio. E questo è importantissimo, perché adesso Dio, che ha continuato a istituire i suoi profeti, che sono quelli che proferiscono la sua parola, quello significa che proferiscono gli oracoli di Dio, cioè la parola di Dio, ora sappiamo che abbiamo sigillato tutta la parola con l'ultimo libro di Apocalisse. Quindi nessuno può avere autorità massima di dire una cosa diversa. Nessun libro può avere un'autorità uguale o superiore alla parola di Dio. E chi lo fa viene ingannato. È come seguire le istruzioni bassissime o confuse nella vita. Infatti, quello che succede è proprio quello. Quindi, la cosa bella e meravigliosa che voglio sottolineare è che Dio non è silenzioso. Dio ha sempre parlato e continua a parlare e continua a dar voce per mezzo dei suoi collaboratori, dei suoi santi profeti, di coloro che lui sceglie per trasmettere la sua parola. E Dio non si limita a rivelarsi per mezzo del creato, che già basterebbe. La perfezione del creato parla già dell'opera di Dio, come è scritto, affinché tutti possano riconoscere che c'è un Dio che ha creato e dice: tu sei inescusabile solo guardando il creato. Ma nonostante questo, lui si è rivelato tante volte per farsi conoscere come realmente lui è. E questa sua rivelazione è per grazia,
che significa dono non meritato, perché noi non ci meritavamo che un Dio così meraviglioso, perfetto e alto si rivelasse a noi con tanta pazienza e con tanto amore a noi, perché noi abbiamo peccato, nonostante lui ci ha dato una coscienza, e nella coscienza ognuno sa quello che è bene e quello che è male. Basta pensare, a me piacerebbe ricevere quelle parole, quelle azioni che io ho fatto, e già capisci cos'è bene e cos'è male. Quindi noi non ce lo meritavamo proprio, però veramente Dio si avvicina alla sua creatura con estremo amore e con estrema saggezza in tutto quello che è la storia che ha creato. Rivolta questa parola, quando leggiamo la parola dell'Eterno che fu rivolta ad Osea, rivolta significa che è avvenuto, l'originale è Hayah, cioè che è avvenuto, che è diventato realtà. E questo pone l'attenzione su come è arrivata la parola ad Osea, cioè gli è stata rivolta. È Dio che ha rivelato il suo messaggio, che evidentemente ovviamente non era destinato ad uso privato, ma era per trasmetterlo a tutto il popolo, non a tutte le genti, perché nel Vecchio Testamento era tutto il popolo di Israele, non solo, anche a quello di Giuda, perché il libro contiene anche dei messaggi anche per Giuda. E quindi lui ha utilizzato, in questo caso Osea, e ora abbiamo anche letto in Ebrei, sappiamo che ha utilizzato tanti profeti, e lo continua a fare per trasmettere la sua parola. Perché ha fatto così? Perché Dio perché ha scelto e sceglie di utilizzare le persone come portavoce suo? Perché gli è piaciuto così, perché nella sua saggezza gli è piaciuto così. Possiamo leggere Prima Corinzi 1:21. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Non è fantastico questo? Nella sua sapienza di Dio, il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, ma questo è uno dei giochi di parole meraviglioso, cioè non è che gli esseri umani con la propria sapienza sono riusciti da soli a conoscere Dio, no, noi l'abbiamo conosciuto grazie al fatto che per mezzo della sua sapienza, quindi non per la sapienza degli esseri umani, che ce n'è no? In abbondanza, vedo che annuite, quindi no, che tutti sanno Dio cosa vuole, cosa fa, ma la sapienza degli uomini non può arrivare a conoscere la sapienza di Dio. È Dio che nella sua sapienza si è fatto conoscere come? Per mezzo della pazzia della predicazione. Sì, lo so, è una pazzia la predicazione, perché questo mondo va al contrario, in questo senso l'ha detto, va al contrario di come dovrebbe andare. Infatti il risultato si vede, il risultato si vede, però veramente siamo veramente in tanti. E ora, grazie anche all'uso buono che si può fare dei social, vediamo che nel mondo ci sono tanti credenti, e allora nel nostro piccolo mondo a volte noi pensiamo, oh, sono l'unico convertito nella famiglia, mi sento no, oppure ce ne sono pochi e gli altri non credono, e uno si sente la minoranza perché cammina, va al lavoro, e gli altri non credono, parlano di cose che non ti edificano, non ti fanno stare, non ti fanno sentire parte della famiglia, non puoi nemmeno parlare della tua vita con Dio perché non la comprendono, a volte la scherniscono, sono lontani e ti senti così. Ma poi ti rendi conto che si allarghi la tua visione sul mondo, ti rendi conto che siamo veramente tanti, siamo tantissimi, e nel corso degli anni continueranno, grazie alla pazzia della predicazione. Non fa niente se molti non ascoltano, se molti... c'è un residuo.
esempio, se leggete tutta la Bibbia, vedete che tra tutta questa comanca ai tempi di Osea, c'era sempre un residuo, e noi siamo un residuo, voi siete il residuo. E questo ci deve incoraggiare, perché siamo tanti, saremo tantissimi a fare le nozze con l'agnello. E allora Dio, nella sua sapienza, gli è piaciuto così, che per mezzo di alcune persone che lui sceglie, lui trasmette la sua parola. Trasmette la sua parola, che deve essere ascoltata, deve avere l'autorità massima per un credente. Solo la sua parola. Solo la sua parola. Perché, come ripeto, ora la Bibbia, la Sacra Bibbia, la Sacra Parola, si è conclusa col libro di Apocalisse. E quindi il suo profeta, la parola, la persona che proferisce le sue parole, deve attenersi fedelmente a ciò che è scritto, perché adesso noi viviamo nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto. Non stiamo nel Vecchio Testamento, e il Nuovo Patto si conclude con rivelazione finale, dove nessuno può aggiungere e nessuno deve togliere. Quindi è importante che il profeta, cioè colui che viene chiamato nel corso della storia, man mano nelle varie generazioni, viene chiamato a portare la parola di Dio, è importante che sia trovato fedele alla sua parola. Deve essere sottomesso a lui, come ha detto il Signore in 1 Corinzi 4:6, di imparare a praticare il non oltre quel che è scritto. Ci ha anche confermato questo, cosa che non viene rispettata dalle varie religioni, che mischiano, prendono un po' e poi mischiano, inventano, aggiungono, tolgono, no? Sì, purtroppo. Quindi la parola del Signore è rivolta ad Osea. Quindi non è frutto del pensiero umano, non è frutto di una considerazione umana, non è frutto nemmeno di un'esperienza suggestiva umana, ma è la parola del Signore che ne viene rivolta ad Osea, figlio di Beer. Vogliamo continuare a vedere cosa ci vuole dire Dio con questo messaggio, perché so che nel Vecchio Testamento, molti lo dicono, però il Vecchio Testamento, tutti i nomi, le genealogie, sembrano cose inutili, anche perché i nomi sono per noi, che siamo italiani, che sembrano nomi un po' strani, no? Inusuali, quindi questi nomi strani che poi sono difficili da ricordare, uno bypassa, non va oltre. Però voglio sottolineare una cosa, dell'importanza che c'è nel fatto che ci sia scritta una genealogia, perché questa persona, Osea, come tutti gli altri, sono realmente esistiti. Allora, innanzitutto il nome Osea significa salvezza, liberazione, quindi il pensiero completo su cui si basa il nome è: il Signore ha salvato, il Signore ha liberato. E il suo padre, Beeri, letteralmente significa la mia sorgente, il mio pozzo. Quindi insieme il significato di Osea e del padre significa che il Signore è la sorgente della liberazione, è la sorgente della salvezza. Questo è molto, io lo trovo molto affascinante, che il significato di questi due nomi, cioè di lui, del profeta scelto, e di suo padre, cioè colui che l'ha generato, significa proprio che il Signore è la sorgente della salvezza, che il messaggio che Gesù ha dato, il messaggio è la buona novella, il Vangelo, la buona notizia che Dio ci ha dato. E lo trovo molto affascinante. Però, ripeto, il fatto che ci sia scritto che Osea era figlio di Beeri, e non solo, a volte le genealogie sono molto più lunghe di queste, no? È importante. Dobbiamo soffermarci sul fatto che ci dà un'indicazione specifica su quella persona, perché è realmente esistita, e dice: io ti dico di chi è figlio, quando è nato, ha vissuto, nell'epoca che ha vissuto, dove ha vissuto, e questo è avvalorato dal fatto che c'è scritto anche, ci sono dei riferimenti temporali, anche dei re che sono esistiti in
quel periodo. Infatti dice figlio di Beri, al tempo, quindi già sta ubicando quella situazione e quel messaggio che Dio ha rivolto a Osea, l'ha già ubicato a chi, figlio di chi, dove e al tempo di chi. Infatti dice al tempo di Uzia, di Jotam, di Acas, di Ezechia, re di Giuda, che erano i re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, anche qui del re dice figlio di Joas, re di Israele. Beh, ora dà quindi dell'indicazione dei re che erano di Israele e di Giuda. Questo perché dopo Salomone il regno si divise, stiamo nel 931 a.C., si divise nei due regni, nel regno del nord che era Israele, a cui apparteneva Osea, e il regno del sud che rappresentava Giuda. Quindi nel regno del nord c'erano le 10 tribù, Israele, il regno del sud c'era Giuda, di cui facevano parte Giuda e Beniamino, due tribù. Quindi c'erano i re, ecco perché da un certo punto in poi nel Vecchio Testamento ritrovate un parallelismo tra il re di Israele e il re di Giuda, proprio perché si separarono i due regni nell'epoca dopo Salomone. Per cui, ecco perché anche qui ti ritrovi l'elenco dei re di Giuda e poi il re di Israele, qui nomina solo Geroboamo, anche se ci sono stati nel periodo di Osea anche altri re. Per questo trovi la distinzione. Però non è solo un fatto storico, che so che a molti vogliono più concretezza di Dio, no? La storia è un po'... Però ti deve far riflettere sul fatto della veridicità della Bibbia. Questa rivelazione del Signore è radicata nella storia e nel tempo, che sono reali, che sono stati reali. Le Sacre Scritture sono sempre molto concrete in termini di indicazioni geografiche, di indicazioni storiche, di genealogie di persone realmente vissute. E se non lo sai, è bene che tu sappia che l'archeologia e la storia hanno confermato per le innumerevoli reperti storici trovati che la Bibbia è super attendibile. Quindi è bene che tu sappia questo, che non sono solo cose, ma non è un mito, non è una filosofia, è la storia di Dio che incontra la storia degli uomini e ti dice dove, quando, con chi, eccetera, eccetera. Come in Atti degli Apostoli, che c'è scritto, sì, se volete vi do anche i nomi, di alcuni sono morti, ma alcuni sono ancora vivi, che hanno vissuto con il Signore, se volete io vi dico, sono ancora vivi, come a dire andate, chiedete a loro. È scritto in tempo reale, sono stati scritti in quell'epoca. Questo è molto importante, perché la Bibbia non è un romanzo, è la parola di Dio. È la parola di chi ha creato tutto, ha creato me e te e sa perfettamente come funzionano bene le cose. Quindi è importante che tu lo conosca, a Dio per mezzo della sua parola. Perché è stata fatta scrivere non per poche persone, ma per tutti quelli che verranno. Cioè anche tu. In conclusione, Chiesa, possiamo dire quindi che la chiamata di Osea, come la chiamata di Dio per tutti, non è frutto della persona, non parte dalla persona, ma è Dio che si rivela, è Dio che chiama, è Dio che fa, è Dio che ama per primo, perché Lui ci ha amato per primo, come scritto. E quindi Lui ha deciso così, Dio, ha deciso di parlare per mezzo di una persona, in questo caso di Osea, figlio di Beri, in quell'epoca di quei re, affinché la sua parola fosse trasmessa a tutto il popolo. Molto spesso si tratta di avvertimenti, come a dire, io ti dico quello che è bene, ma se tu poi non segui, ti trovi male. E poi se ti trovi male, non è colpa di Dio. Ve lo dico perché spesso ci sono queste dinamiche. Quando tutte le cose vanno bene è merito proprio, quando vanno male è colpa di Dio.
Ma se uno non segue le direttive di Dio e si trova male, Dio l'ha detto. Quindi prima di scegliere cosa fare, dovresti conoscere bene la sua volontà. Per questo è importante che quando tu ti approcci alla parola, tu sappi che quella è la parola del Signore, la parola di Dio. Devi dare molta importanza, molta più importanza ad ogni cosa scritta, perché è Dio che parla. A volte ho fatto un esperimento che serviva come compito per un seminario. Era un questionario di chiedere a delle persone, vabbè, era un questionario. Una delle domande che quindi io volevo fare, mi ero, diciamo, inventata per stimolare le persone, era le persone non credenti, era dire: ma a te piacerebbe che se Gesù ora fosse di fronte a te e ti parlasse direttamente, tu crederesti? Sì, a me piacerebbe. Tutti hanno risposto sì. Io ho detto: ma lui ha fatto scrivere, tu la puoi leggere la sua parola, la puoi sapere, come se lui ti parla. C'è scritta, la Bibbia è la parola sua. A tutti piacerebbe. E allora perché non credi? Se lui ha detto delle cose, perché dovresti crederle veramente, come, perché lui le ha dette veramente. Non devi fare finta che Gesù ti dice, no, è tutto vero. Lui lo dimostra, la scienza lo dimostra se hai bisogno di razionalità. E se sei già credente con fede, prendi ancora più in serio tutto quello che è scritto. Perché molti credono a Dio e non credono veramente, non seguono bene bene tutto, ecco, e poi le relazioni vanno a rotoli e tutto non funziona bene, perché credono ma non veramente da attuare la parola, da farla dimorare, da agire. E allora se ti piace un versetto va bene, se ti piace ascoltare la parola va bene, ma se non la metti in pratica, le cose non possono funzionare bene. Questo ci serve a dare oggi più importanza a tutto quello che è scritto. Importanza significa che devi agire con quelle indicazioni, anche con i passi di fede da fare contro la tua mente o che non sono proprio conformi al tuo modo di essere. E di quello si tratta, che devi conformarti a Dio, che più la leggi, più la fai tua, più sperimenti che Dio è vero, più lui ti parla, più lui si manifesta, più tu vedi che lui funziona, più cammini per fede, più diventi simile a lui e più la sua luce entra dentro di te, a prescindere dalla situazione, a prescindere. Quindi il Signore chiamò Osea in un momento molto difficile, sociale, morale, spirituale e religioso. E in questo noi ci possiamo molto identificare oggigiorno nella nostra società, ci possiamo molto identificare. Poi cos'è successo dopo? Che Dio ha continuato a chiamare i suoi profeti per trasmettere la sua parola, ha continuato a farlo anche nel nuovo patto. Ogni epoca ha bisogno di un portavoce di Dio. E la cosa importante è che questo portavoce sia fedele alla sua parola, che sia fedele alla sua volontà, perché ci sono molti falsi profeti, e che nessuno si scandalizzi di questo, perché è scritto nella Bibbia, sì, ci sono dei falsi profeti come falsi credenti, è la parola di Dio, anzi sono degli avvertimenti per noi, per me, per te, sono degli avvertimenti, perché ci sono quelli che si rivestono, no? Di pecora e poi dentro sono lupi rapaci, c'è scritto. Non ti parlano della parola, no? E poi dentro sono lupi rapaci. Mentre il profeta, il pastore, il predicatore fedele deve essere quello che in giustizia, con amore, con zelo, deve trasmettere la sua parola e nient'altro che la sua parola, senza aggiungere, come scritto, in più punti, non solo in Apocalisse, non solo lì. È importante che l'alimento spirituale sia buono, sia genuino e salutare, quello è solo quello di Dio.
che l'alimento, la parola di Dio, vada a guarire i cuori rotti, vada a sanare l'anima turbata, che porti luce, che porti serenità all'interno di una persona. Quello è l'alimento spirituale buono e solo Dio lo può dare, perché Lui sa, Lui ha creato, Lui sa come funziona tutto. Ora, anche oggi, noi viviamo tempi difficili, c'è molta idolatria, c'è molta immoralità, c'è molta ingiustizia, c'è molta anarchia, nel senso proprio morale, c'è molta ipocrisia religiosa, tutti i peccati che separano da Dio. E in mezzo a tutta questa confusione, tutte queste cose storte, deviate, sporche, prive di veramente di uno spiraglio di luce, che cosa c'è? La pazzia della predicazione. Proprio come Dio ha chiamato Osea in quel momento così depravato. E così anche oggi Dio ha scelto così. Nella sua sapienza ha scelto così, con la pazzia della predicazione. E ora a noi la scelta di seguire o meno, sapendo ed essendo consapevoli dalla storia vera, che chi non seguiva si trovava molto male. Ma non perché Dio è ingiusto e cattivo, ma perché con libero arbitrio ha scelto male e ti trovi male. Noi siamo come quei bambini che non si rendono conto che magari giocando col coltello vogliono toccare il fuoco perché lo vedono bello, vivo, eh? E tu che fai ad un bambino? Vai, gli togli la manina dal fuoco. E quello magari piange perché pensa che ma perché mi ha tolto la manina? Io voglio giocare con il fuoco. Non capisce che si brucia. Così è Dio con noi. Quindi se poi tu non ascolti, se il bambino poi non ti ascolta e lo tocca, si brucia. Di chi è la colpa? Tu gliel'avevi detto di non farlo. E così Dio con noi. Dio è in alto, Lui guarda, sa tutto, sa meglio di tutti, è molto più intelligente di tutti, è molto più saggio di tutti, è imparagonabile la mente dell'uomo, del filosofo o dei leader religiosi che si travestono di autorità. Non possono mai arrivare. Tu è Dio che devi seguire. È la sua parola che devi seguire, Lui sa, Lui sa. Veramente conoscere e seguire Cristo sarà la scelta veramente migliore. E darai molti benefici e potrai dare senso alla vita. Potrai veramente dire un giorno, ho vissuto una vita degna di essere vissuta, seguendo Dio. E per questo voglio pregare per tutti. Ti voglio supplicare, Padre, per i nostri cari che ancora sono nelle tenebre. Io ti supplico e ti prego di aprire le loro menti, che diventino intelligenti per capire il sano timore di te, per capire la meraviglia che c'è dietro questa apparenza di questo mondo. E ti voglio pregare per tutti noi e per tutti quelli che stanno ascoltando questo messaggio, che possono dare ancora più importanza alla parola scritta, perché è la tua parola vivente, è la tua parola diretta. Padre, a tutti quelli che portano la tua parola, riempili di saggezza e di intelligenza per essere fedeli a quello che tu hai detto. Ti supplico, Padre, questo nel nome glorioso di Cristo Gesù, che si faccia tutto alla tua gloria, per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Ok, Chiesa. Un saluto speciale a tutti quelli che hanno ascoltato questo messaggio e veramente che Dio ci benedica tutti. Un saluto.